Approvata la nuova legge elettorale italiana che sarà applicata per le politiche del 2018. Il Senato ha approvato il Rosatellum bis con 214 voti favorevoli, 61 contrari e un'astensione. Il provvedimento, già approvato alla Camera, diventa dunque definitivo. Prevede l'introduzione di un sistema misto con la distribuzione dei seggi per il 36% in modo maggioritario e il 64% in modo proporzionale. Alla Camera sono previsti 232 collegi uninominali, gli altri 386 seggi sono assegnati con il proporzionale a cui vanno aggiunti gli altri 12 seggi nelle circoscrizioni estere. Al Senato i collegi uninominali sono 102, 202 i plurinominali, oltre ai 6 seggi degli eletti all'estero. Un sistema che favorirebbe i partiti in grado di formare delle coalizioni. Il Movimento 5 Stelle si sente penalizzato dalla nuova legge che giudica incostituzionale e vuole incontrare il capo dello Stato Sergio Mattarella per chiedergli di non firmare il Rosatellum. Gli ultimi sondaggi danno al Movimento 5 Stelle al primo posto nelle intenzioni di voto, seguito a poca distanza dal Partito Democratico.